la partecipazione al festival e più in generale alla famiglia dell'ASVIS è una checklist utile per la vita di tutti i giorni e per l'impegno che dobbiamo mettere in questa direzione. Nel 2023 noi abbiamo approvato la nostra policy di sostenibilità e anche il piano strategico che individua 34 obiettivi ESG. Siamo la seconda azienda più energivora d'Italia, quindi il nostro senso di responsabilità va nell'utilizzo contenuto dell'energia, nel ricorso crescente all'energia rinnovabile. Fulcro della nostra strategia è proprio accelerare la transizione sostenibile, in particolare delle piccole e medie imprese, ma anche delle imprese impegnate nei settori del futuro, energie rinnovabili, tecnologie innovative e sostenibili, ma anche la bioeconomy, la circular economy e la bioplastica. Nell'ambito del PNRR stiamo portando le infrastrutture attive anche con l'ausilio degli operatori in quasi 1400 aree bianche, aree quindi a fallimento di mercato, aree in digital divide. Ci siamo impegnati a diventare una banca net zero entro il 2050 per le emissioni finanziate e abbiamo pubblicato il nostro primo transition plan. Una occasione preziosa per condividere con tutti la nostra progettualità appunto per lo sviluppo sostenibile.